Ancora c'è tanto da giocare, un recupero corposissimo, cominciano a far festa i tifosi della Luzzese, quelli del Corigliano hanno fatto un tifo straordinario per tutta la durata della partita. Calcio di punizione, errore di De Luca che è uscito fuori dall'area. Calcio di punizione ora per la Luzzese quando siamo giunti al 47esimo, ancora ci sarà da giocare, tante emozioni qui al San Francesco tra la Luzzese e il Corigliano, anche se obiettivamente dobbiamo dire che ci si sarebbe potuti aspettare anche qualcosa di più dal punto di vista dello spettacolo, visto le qualità che ci sono in campo, però queste gare sono sempre molto vibranti, molto tese. E ora un calcio di punizione, sulla palla ci sono Provenzano, Cresci Bene, Carbonaro. Intanto l'assistente chiama la Molinaro. Staremo un po' a vedere ora quale sarà la decisione di queste continue interruzioni. Intanto il pallone è proprio al limite dell'area ed è un calcio di punizione pericoloso per la Luzzese. Finisce qui la partita quando il mio cronometro segna il 48esimo. Incredibili proteste dei tifosi del Corigliano, della panchina del Corigliano. E attenzione che viene via il cancello con i tifosi del Corigliano inferociti per questa decisione, che cercano di entrare, speriamo veramente di no perché potrebbe essere un finale brutto in una gara tra tantissimi campioni. Incredibile quello che è successo, non si è giocato. La partita finisce qui. Blocchiamo a questo punto il cronometro, erano stati dati 7 minuti di recupero, se ne sono giocati solo 3. Ancora proteste, vibranti proteste, decide Danilo Tucci al 20esimo del secondo tempo, scaramucce in campo e fuori, purtroppo, lasciatemelo dire, non è stata la gara che ci saremmo aspettati. Si conclude a questo punto questo importante match con la vittoria della Luzzese, gol al 20esimo del secondo tempo di Danilo Tucci. C'è da dire che è stata una partita vibrante, nervosa, sbloccata da un episodio. La Luzzese ha avuto un paio di occasioni importanti all'inizio del primo tempo e all'inizio del secondo tempo. Il Corigliano ha fatto un'onesta gara, ma non è riuscito ad uscire qui da San Francesco con un risultato positivo. Ritorna in testa la squadra di mister Paschetta e del presidente Mirabelli. Onore al Corigliano, sospinto da un gran numero di tifosi.